Eccoci qui, buon pomeriggio, siamo con Matteo Fabbro, match winner di questa partita, di questa prima giornata del Girone A di Eccellenza. Infatti i tuoi compagni gridano il tuo nome, partita decisiva e soprattutto è stato tu il gol decisivo. Beh, io ho fatto tutto bene per la squadra, io gioco sempre per la squadra, è andata bene che fossi lì al momento giusto. E niente, io faccio complimenti a tutti i miei compagni perché non era facile in quel momento andare a risegnare per portarci avanti e devo dar merito a tutti che fino all'ultimo minuto ci abbiamo creduto. Partita comandata, diciamo, il primo tempo, perché comunque siete entrati col piglio giusto. Secondo tempo forse la forma fisica un po' è calata anche a causa del caldo. Ma forse sì, però secondo me è stata più una paura di vincere della squadra, nel senso che nel primo tempo, come hai detto tu, abbiamo comandato la partita, abbiamo avuto più occasioni per segnare, abbiamo fatto solo un gol, per cui potevamo chiuderla prima e giocarci il secondo tempo più tranquilli al posto di rischiare così fino alla fine. Diciamo che il secondo tempo è mancato un po' di lucidità, poi l'espulsione loro, forse voi avete già deciso, abbiamo vinto. Ma il mister vostro diceva dobbiamo fare il 2-0, infatti aveva ragione perché poi è arrivato, come in questi casi arriva il pareggio. Ma le partite di calcio non sono mai chiuse, infatti anche oggi con loro un uomo in meno sono riusciti a pareggiare. E sì, è un calo di lucidità secondo me, nel senso che la squadra ha avuto paura di spingersi in avanti, mancava 10 minuti, un quarto d'ora, pensavamo magari più a tenere il risultato che a fare il secondo gol. Fortunatamente siamo riusciti a vincere alla fine. Raccontaci il lampo, diciamo che è stato un lampo nel finale, proprio allo scadere di questo match, il tuo gol. Ma niente, io, a me mi ha spostato avanti il mister negli ultimi 5 minuti, e è arrivato un lancio, la palla è stata spizzata dal mio compagno, mi sembra Marco Cavenago, e niente, mi sono trovato a correre verso la porta, il portiere è uscito e io l'ho toccata nell'unico modo possibile per segnare, basta. È bastato quel tocco morbido, sì, e decisivo del istinto, match. Istinto e basta, non ho avuto neanche il tempo di pensare. L'obiettivo del vittorio dopo questa vittoria, che comunque è arrivata nel finale, però diciamo che abbiamo visto un gruppo unito, tanto bel gioco fatto soprattutto nel primo tempo, dove può arrivare? Ma secondo me l'obiettivo è salvarci il prima possibile e poi quando finalmente riusciremo a raggiungere la salvezza proveremo a capire dove veramente possiamo arrivare. Comunque secondo me è il primo obiettivo da raggiungere la salvezza, dato che l'anno scorso comunque siamo retrocessi. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Crepi.